Da questo momento abbiamo 90 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la storia, la serie di live che ormai ha preso questo nome volutamente in violazione del copyright di appuntamento con la storia di Mediaset, ma a noi non importa. Perché? Perché i nostri appuntamenti sono in realtà più di uno e quindi sono gli appuntamenti con la storia. E questa sera al nostro appuntamento ci sarà una delle più ricche e potenti famiglie che Firenze abbia mai conosciuto. Sto parlando della famiglia dei Medici. Stasera, come ampiamente annunciato nel corso della settimana, tornano i medici tra storia e fiction, e quindi parleremo un po' della storia della famiglia dei Medici, alternando fatti storici, cenni storici al commento e anche alla spiegazione, all'analisi di alcuni elementi della serie televisiva, soffermandoci in alcuni passaggi su quelli che possono essere considerati come degli errori storici, su altri invece come delle licenze poetico-letterarie. Detto questo, chi sarà con me in questa diretta stasera? Ci sarà Giuseppe Bagno. Giuseppe Bagno, che abbiamo conosciuto qualche live fa, qualche settimana fa, con la presentazione del suo libro su Francesco Bagno, un medico e rivoluzionario napoletano. E Giuseppe, per presentarci, dici un po' chi sei e cosa fai nella vita. Salve, salve a tutti. Ringrazio Antonio per la pregevole presentazione quindi che mi ha fatto e mi presento. Mi chiamo Giuseppe Bagno e sono uno studioso di storia moderna. Mi sono laureato nel 2012 in storia moderna con una tesi di laurea su Francesco Bagno, che è un medico e rivoluzionario cesano, morto durante la rivoluzione napoletana del 99, di cui ho ricostruito poi, partendo dalla tesi triennale, un libro che è uscito recentemente, mese di settembre, che ho presentato insieme a Antonio in una live di qualche mese fa. E ho continuato quindi il mio percorso studiando storia delle istituzioni politiche, quindi prendendo il ramo di scienze storiche, indirizzo moderno e collaborativo delle istituzioni politiche del Risorgimento. Questa puntata parleremo quindi dei Medici, ma non solo dei Medici come famiglia fiorentina, ma anche dei Medici come famiglia che ha portato quindi un rinnovamento nell'arte, nella letteratura e nella storia italiana, trasformando una città come Firenze da medievale a motore del Rinascimento italiano. Poi, come ben sappiamo, il Rinascimento si è irradiato in tutta l'Europa, e ha portato quindi giovamento, ha portato una freschezza, tante novità, quindi, sia nella letteratura che nell'arte, nella politica. Con i Medici chiaramente ci troviamo davanti a una famiglia enorme. Chiaramente i Medici, appena pensiamo ai Medici, ci viene in mente subito Lorenzo il Magnifico, che è forse il più importante tra gli esponenti della famiglia dei Medici. Ma chiaramente per iniziare il nostro viaggio, che è questa puntata, quindi che per me è un viaggio, perché chiaramente vi porterò quindi a conoscere tutti gli esponenti della famiglia dei Medici e soprattutto tutti gli esponenti che sono nati prima di Lorenzo il Magnifico, per arrivare poi a Lorenzo, diciamo, più importante, quello che più è rimasto nel cuore degli appassionati di storia come me e Antonio. Quindi, come dicevo, i Medici sono una famiglia molto molto importante e il loro campo d'azione va dalla fine del 300 alla metà del 500, grosso modo. Chiaramente il primo esponente importante dei Medici è Giovanni dei Medici, che è figlio di Averardo, detto Bicci, personaggio molto particolare, poco noto, attivo nella metà del 300, che ha questo figlio che è Giovanni dei Medici, che nasce nel 1360 a Firenze ed è il primo Medici che si segnala per la sua abilità. Chiaramente i Medici non erano una famiglia nobile all'inizio. Anzi, era una famiglia piuttosto umile, quindi piuttosto ai margini della vita fiorentina. Infatti, i Medici si sono innalzati grazie alla loro intelligenza, grazie alla loro lungimiranza e grazie anche alla loro furbizia, perché chiaramente all'interno di tutto questo sistema di potere che poi si crea tra la metà del 400 e gli inizi del 500, porta, diciamo, ai Medici tutta una serie di situazioni particolari che comporteranno anche, diciamo, scelte drastiche, anche negative sotto certi aspetti. Chiaramente Giovanni de' Medici, che qui vedete in una foto,
che rappresenta il personaggio della fiction, interpretato in questo caso dall'attore americano Dustin Hoffman, sia il ritratto che ci è arrivato, quindi è arrivato fino ad oggi, che è un ritratto del 400 di Giovanni di Bicci, che poi si chiamava Giovanni di Bicci, Giovanni figlio di Bicci, che poi era questo Averardo che veniva chiamato Bicci. Giovanni dei Medici, Giovanni di Bicci dei Medici, per essere precisi, nasce nel 1360 e muore nel 1429. Chiaramente è un periodo molto importante per Firenze, che Firenze comincia a espandersi. Già nel tedesco vediamo Firenze molto febbrile, piena di fermenti, di tipo, se vogliamo, rivoluzionario. Chiaramente c'è la lotta tra Guelfi e Ghibellini in epoca dantesca, che poi si protrae con tutta una serie di faide sanguinose. Sappiamo bene, diciamo, studiando la storia di Dante Alighieri, di come la fine che ha fatto Dante Alighieri in esilio a Ravenna. Bicci dei Medici nasce nel 1360 e vive un periodo molto fecondo, quindi vive in un periodo molto fecondo perché ha davanti a sé una città in piena espansione commerciale. Chiaramente la prima carica importante che Giovanni di Bicci dei Medici riceve è quella di priore dell'arte del cambio nel 1402. È una carica che lui svolge per conto della Repubblica Fiorentina. Tutta una serie di cariche che lui avrà poi con gli anni, ma che gli comporteranno semplicemente fama, non tanto, diciamo, una grossa ricchezza che poi invece si avrà, diciamo, nel periodo successivo. Nel periodo, diciamo, della sua giovinezza vediamo un Giovanni dei Medici che comincia, diciamo, quindi a vivere la vita fiorentina e comincia a interessarsi di tutti i sistemi e di tutta la questione politica che ruota attorno a Firenze e la Toscana. Chiaramente, quindi, come dicevo, la prima carica importante è quella del 1402, quello dell'arte del cambio. L'anno dopo, nel 1403, viene mandato, sempre per conto della Repubblica Fiorentina, in missione diplomatica a Bologna. Basti pensare che all'epoca le missioni diplomatiche erano una cosa molto molto prestigiosa, che veniva data per lo più a esponenti nobili, mentre invece Giovanni di Bicci dei Medici non era nobile, ma era una persona molto capace, quindi si era guadagnato la fiducia della Repubblica Fiorentina. Alcuni anni dopo lo vediamo addirittura nelle vesti di governatore, che è una carica molto prestigiosa, governatore della città di Pistoia, che era una cittadina molto molto importante, quindi non come Firenze chiaramente o come Siena, ma era comunque una città importante e un punto nevralgico, quindi nel cuore della Toscana. Nel 1408, l'anno dopo, riceve un secondo incarico come priore dell'arte del cambio. Quindi ha, diciamo, questa cosa è una cosa che avvalora quindi la sua capacità di essere, diciamo, comunicativo e di trovarsi al posto giusto e al momento giusto. Giovanni de' Medici chiaramente è anche un uomo molto fortunato, nonostante, diciamo, abbia delle difficoltà all'inizio della sua vita a emergere, piano piano riesce a ricavarsi sempre dei ruoli sempre più importanti. Abbiamo nel 1411 un terzo incarico, sempre come priore dell'arte del... Nel 1419 diventa membro dei Dieci di Balia, quindi una carica ancora più importante, per finire ovviamente con la carica più importante in assoluto, che è quella del 1421, un paloniere di giustizia. Chiaramente Giovanni de' Medici non è un uomo chissà quanto colto, però con i numeri, quindi molto, molto, diciamo, votato verso il commercio, e questo farà la fortuna poi dei suoi figli. Infatti lui ha quattro figli, sposa una donna fiorentina che si chiama Piccarda Bueri, nasce nel 1368 e muore nel 1433, quindi pochi anni dopo di lui, e che gli dà quattro figli. Cosimo, che è quello più importante, che sarebbe poi diventerà famoso quindi come Cosimo il Vecchio, quindi la storiografia quindi ricordato come Cosimo il Vecchio, quindi Cosimo I, che nasce nel 1389 e muore nel 1464, e in pratica sarà, diciamo, il figlio che erediterà quindi la fortuna del padre, insieme al fratello Lorenzo, che compare anche nella serie TV. Infatti poi tra qualche parleremo anche quindi della serie TV, delle somiglianze e delle differenze quindi tra i personaggi della storia e i personaggi della fiction. Chiaramente Lorenzo de' Medici è di poco più piccolo di Cosimo, nasce infatti nel 1393 e muore nel 1440. Chiaramente con lui c'è un altro ramo dei Medici, il ramo popolano. Giuseppe, prima di andare avanti, facciamo una piccola pausa qui sull'eredità. Devo togliere l'immagine, ok.
facciamo una piccola pausa sull'eredità di Giovanni de' Medici. Ne approfitto per salutare i primi spettatori che si sono uniti alla diretta, che sono DashTube Master, che dice buonasera, Keep Out, che dice salve, Ita Aran, che dice i medici della serie Rai che fanno chiaramente propaganda politica e deforma la storia per far sembrare il governo ciò che non è, anche per questo bla bla bla. Magari faremo un'altra diretta nella seconda stagione su qualcosa di simile, poi capirete perché. E ringraziamo, salutiamo Stefania Spiga che scrive ci sono anch'io, voglio fare e che vuole farti i complimenti. Tra l'altro Stefania Spiga, un'importante collaboratrice della pagina Facebook, che mi ha salvato in più volte la vita, mi ha salvato la vita in più occasioni, perché io non potevo scrivere dei post che ho commissionato praticamente a lei. Torno sull'immagine che avete visto nella prima parte dell'intervento di Giuseppe, e quindi torno a mostrarvi Cosimo il Vecchio sulla destra o sulla sinistra nel ritratto al fianco Giovanni de' Medici nel ritratto di non ricordo il nome, puoi ripetere il nome del pittore che ha realizzato questo ritratto di Giovanni? Guarda, dovrebbe essere Agnolo Bronzino. Ok, sì, Bronzino. Un Giovanni de' Medici di Bronzino, e al fianco invece abbiamo un Dustin Hoffman nei panni di Giovanni de' Medici nella fiction Rai. E qui faccio le prime osservazioni. Io mi occuperò soprattutto di questo, della comparazione tra la realtà e la finzione. La finzione che, per quanto mi riguarda, nel caso della fiction, l'ho detto e lo ripeterò all'infinito, è assolutamente trascurabile, nel senso che una fiction non è un documentario, e quindi l'attendibilità, la coerenza storica deve esserci, ma fino a un certo punto, e poi torneremo su questo tema nella live che ci sarà il 16 dicembre. L'immagine che non vedete, perché sì, vedete l'immagine, dovrebbe essere fissa l'immagine ora. Come possiamo osservare nell'aspetto, soprattutto in realtà anche nel portamento che traspare da questa immagine, ci sono tantissimi elementi ben curati, capilli veramente, dalla pettinatura. Ora in questo ritratto in particolare Giovanni ha i capelli un po' più lunghi, ma il modo in cui sono pettinati i capelli di Dustin Hoffman in tutta la serie, nelle varie apparizioni che farà, sono estremamente coerenti con quella che era la pettinatura che ci viene presentata all'interno di questo ritratto. Lo sguardo è l'elemento che più colpisce. Gli occhi di Dustin Hoffman in questa fotografia e gli occhi di Giovanni de' Medici in questo quadro sono praticamente identici. Certo, la curva del naso è diversa, ma sono tratti fisici che non potevano essere alterati più di un certo punto, ma il portamento, la capacità attoriale di Dustin Hoffman e soprattutto lo studio che è stato fatto per realizzare questa serie è veramente molto interessante. Infatti la somiglianza è più che evidente. Giovanni de' Medici Dustin Hoffman è un perfetto Giovanni de' Medici per quanto riguarda l'aspetto, per quanto riguarda il portamento e, come abbiamo visto, anche per quanto riguarda la personalità e le doti caratteriali, tra virgolette. L'intelligenza, l'abilità numerica sono stati fin dal primo episodio elementi cruciali di questo personaggio estremamente controverso, e con questo passiamo agli eredi. Vi ricordo, prima di dare la parola a Giuseppe per parlare degli eredi, che se avete delle domande potete scrivere in chat domanda in maiuscolo seguito poi dalla domanda, in questo modo è più semplice individuarle e quindi rispondervi. Detto questo, mettete mi piace e condividete questa live con chi può essere interessato ad approfondire lo studio, tra virgolette, la conoscenza dei medici, e ridò la parola a Giuseppe che ci parlerà adesso dei figli di Giovanni de' Medici, ovvero Cosimo e Lorenzo, che stavo per chiamare Leonardo. Sì, e come dicevo, Cosimo chiaramente è la figura che più ricordiamo, a parte, diciamo, quella di Lorenzo il Magnifico, che poi ci è arrivata tramite l'arte, tramite la letteratura. Cosimo il Vecchio, nella storiografia, quindi mi viene chiamato Cosimo il Vecchio, cavalca tutto il 400 fiorentino e non solo. Chiaramente Cosimo il Vecchio è diciamo, è l'uomo che ha trasformato Firenze, quindi come dicevo prima, da città medievale di provincia
a motore del Rinascimento che si irradierà poi in tutta Europa. Quindi il Rinascimento nasce a Firenze e poi si irradia in tutte le capitali europee, arriva in Francia, in Inghilterra, arriva anche nel resto d'Italia. Chiaramente Cosimo de' Medici è importante perché non solo era un uomo abile nella politica, ma che era anche un grande mecenate, era un uomo che aiutava e incentivava gli artisti a realizzare opere per abbellire Firenze. Infatti alla corte di Cosimo de' Medici ci saranno tantissimi artisti che quindi presteranno servizio alla sua corte, ma questo ne parlerò tra qualche istante. Mi volevo giusto soffermare per chiudere con i due personaggi dei Medici, che lascia al figlio Cosimo, che era costituito da 180.000 fiorini, e il suo banco Medici e numerosi terreni andranno proprio nelle mani del figlio Cosimo e del figlio Lorenzo, perché poi da come abbiamo potuto scoprire, quindi nelle ricerche, nelle fonti d'archivio che sono rimaste sulla storia medicea, abbiamo di scoprire che il Banco Medici aveva una serie di filiali sia nel resto d'Italia che nel resto d'Europa. Abbiamo delle filiali in Francia, abbiamo delle filiali in Belgio, abbiamo delle filiali nel resto d'Italia, tra cui a Roma e a Venezia, che sono delle città con cui Cosimo de' Medici instaura degli ottimi rapporti. Quindi era sia in buoni rapporti con il Papa, in buoni rapporti con la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, che all'epoca erano gli stati più importanti e potenti d'Italia. Chiaramente questa è una cosa che fa pensare, perché poi in effetti proprio la rottura, quindi la distruzione di alcuni di questi stati, facendo l'Italia, quella che poi verrà chiamata rovina d'Italia, per poi le parole di Guicciardini e di Machiavelli, che quindi favorirà quindi l'ingresso in Italia dei francesi e degli spagnoli, metteranno tutta una serie di situazioni positive e negative, però per lo più negative, chiaramente. Ma questo poi è un'altra storia, questo poi servirebbe, diciamo, un'altra puntata per descrivere, diciamo, tutto quel periodo che va dopo, quindi, la caduta dei Medici. Ma adesso quindi siamo ancora quindi a Firenze, siamo ancora in piena età medicea, e Cosimo de' Medici... Diciamo che si sta ancora affermando in mano a Giovanni, e con Cosimo si sta ancora affermando il potere dei Medici. Sì, con Cosimo quindi si sta ancora affermando il potere dei Medici, e quindi si va ad ampliare, perché poi in effetti Cosimo de' Medici governa Firenze per un bel po' di anni. Lui nasce nel 1389, muore nel 1464, prende potere nel 1429, dopo la morte del padre. Volevo fare giusto qualche riferimento, quindi, con la serie TV, per chi l'ha vista, nella prima puntata dei Medici, cioè proprio i primi 10 minuti descrivono la morte di Giovanni de' Medici, interpretato da Dustin Hoffman, e fanno vedere un Giovanni de' Medici che sta mangiando l'uva dentro un campo e all'improvviso cade a terra e muore, veramente, perché quest'uva era avvelenata. Chiaramente la storia non ci ha trasmesso quindi la descrizione della morte di Giovanni de' Medici tramite avvelenamento. La cosa non è vera, ma potrebbe essere verosimile, perché in pratica all'epoca il veleno veniva spesso usato per eliminare degli avversari politici, e già Giovanni di Bicci de' Medici aveva degli avversari politici, così come ne avrà Cosimo de' Medici, così come ne avrà Lorenzo de' Medici, ancora di più, probabilmente il più odiato tra i Medici, sia dalle famiglie fiorentine che dal resto d'Italia, ma poi ci arriveremo a questo. Quindi, come dicevo, Cosimo de' Medici. Abbiamo quindi individuato il primo, tra virgolette, errore, non si sa fino a che punto errore, è stato un costrutto narrativo per sviluppare quella che è stata poi la narrazione della fiction Rai, ma che nella realtà dei fatti, nell'analisi storica effettiva, non trova una conferma totale, perché appunto non sappiamo esattamente come e in che modo è morto Cosimo. Sappiamo come si è svolto il funerale, perché si è svolto come un qualsiasi funerale fiorentino del tempo, e la cosa molto interessante, aggiungo, per quanto riguarda la morte di Cosimo nella fiction, è legata al fatto che in realtà la città di Firenze non sa realmente come è morto Cosimo, cioè non sa dell'avvelenamento, ma è lasciato comunque solo allo spettatore un'informazione conosciuta dalla famiglia
la città di Firenze non sa come è morto Giovanni, lo sa Lorenzo, lo sa Cosimo, lo sa la sua corte, lo sanno le persone a lui vicino, ma il resto della città non lo sa. E questo è stato un ottimo stratagemma utilizzato dalla fiction per poter utilizzare questo elemento, questo costrutto di fantasia, senza che però arrivasse poi alla popolazione e quindi senza che fosse tramandato storicamente, quindi che possa essere dimenticato dalla storia. Fortunatamente gli storici sono dei rompiscatole e vanno a fare le pulci anche a queste cose. Detto questo, torniamo a quello che dicevamo. Sì, come dicevo, quindi ritornando quindi a Cosimo de' Medici, che nella fiction viene interpretato da Richard Madden, che è un attore che ha interpretato anche il personaggio di Robb Stark nel Trono di Spade, per chi è appassionato del Trono di Spade, quindi lo può ritrovare nelle prime 3 stagioni del Trono di Spade. E quindi Cosimo de' Medici chiaramente va a instaurare un potere principesco e che dà, diciamo, chiaramente quindi a tutto, diciamo, il panorama fiorentino e non solo. Cosimo de' Medici è una specie di collante che tiene insieme tutti gli altri stati italiani in un sistema di alleanze diplomatiche, quindi che portano quindi giovamento all'Italia, perché fanno sì che non ci siano quindi degli screzi tra stati. E poi l'Italia, come sappiamo, all'epoca era divisa in innumerevoli piccoli staterelli. La stessa Toscana era formata dal Granducato di Toscana, c'era la Repubblica di Lucca, che era indipendente, e c'era la Repubblica di Siena, che era indipendente e antifiorentina. Infatti poi darà una serie di problemi sia a Cosimo che a Lorenzo, quindi... Anche Pisa era indipendente e tra virgolette in guerra con Firenze. Sì, ci sono state tutta una serie di guerre tra Siena e Firenze. Infatti ci sta veramente c'era un affresco chiaramente all'epoca. Adesso non ci è arrivato se non tramite dei piccoli disegni, dei bozzetti, quindi fatti da Michelangelo e da Leonardo da Vinci. Quindi la battaglia di Cascine e la battaglia di Anghiari, che dovevano tappezzare quindi Palazzo Vecchio, e invece purtroppo non ci sono arrivati, perché Leonardo da Vinci e Michelangelo usarono una tecnica sbagliata di pittura che fece colare quindi tutto quello che era stato realizzato in quel momento, quindi praticamente tutta la pittura sguagliò davanti ai loro occhi. Infatti in un sceneggiato famoso fatto da Philippe Leroy negli anni 70, fa vedere Leonardo da Vinci arrabbiatissimo che vede il suo affresco che comincia a gocciolare per terra, e quindi viene preso da questo sconforto. Quindi, come dicevo, quindi Cosimo de' Medici non solo è un abile politico, è anche un abile diplomatico, un abile ambasciatore ed è anche un abile mecenate. Infatti, dalle fonti che ti interrompo un attimo per comunicare un piccolo errore tecnico. Dalla regia Zio Channel ci fa notare come nel pittogramma, nel confronto fra Richard Madden, che interpreta Cosimo, e il ritratto di Cosimo, ho commesso un piccolissimo errore, quasi insignificante, in realtà abbastanza drastico come errore, ovvero ho confrontato l'immagine di Cosimo con quella di Machiavelli. Ah, ecco. Sto recuperando un attimo il ritratto di Cosimo. Sì, vai. Quindi, come dicevo, in pratica, quindi Cosimo de' Medici, quindi un grande mecenate, protettore e amico di grandi pittori e grandi scultori fiorentini. Infatti, basti pensare che alla corte di Cosimo de' Medici, in quei 30-35 anni di governo, vengono ospitati artisti del calibro di Mino da Fiesole, Andrea del Verrocchio, Alessio Baldovinetti, Beato Angelico, Domenico Veneziano, e non solo. Il ritratto che vedete qui è di Agnolo Bronzino e rappresenta Cosimo il Vecchio, e l'opera è conservata agli Uffizi di Firenze, quindi per chi volesse vedere l'opera... Stavolta il vero Cosimo, sì. Quindi, come dicevo, quindi l'opera è stata realizzata dall'Agnolo Bronzino, artista che lavorerà alla corte dei Medici però nel 500. Infatti questi ritratti sono tutti della metà del 500, grosso modo, quindi appartengono a un periodo successivo. Chiaramente si avvalevano sia dei ricordi, quindi dei discendenti di Cosimo de' Medici in questi casi, oppure delle fonti a stampa che chiaramente comunque circolavano, perché comunque c'erano anche tanti storici, tanti cronisti che quindi raccontavano le gesta
di questi primi medici, descrivendoli sia nel fisico che nel pensiero. Quindi basti pensare a Machiavelli, basti pensare a Guicciardini, basti pensare a vedere cronista delle gesta di Lorenzo de' Medici. Quindi, come dicevo, tantissimi artisti ci sono alla corte di Cosimo il Vecchio, tra cui Donatello e Verrocchio, che sono i principali e sono veramente i più importanti, perché chiaramente avranno quindi un ruolo molto molto importante all'interno quindi della signoria, perché lavoreranno anche per realizzare stendardi, elmi e armi, tra cui il Verrocchio, per esempio, che arriverà a fare un elmo cesellato per Giuliano de' Medici, quindi che poi praticamente è un discendente quindi di Cosimo de' Medici. Questo quello che vedete è chiaramente il Davide di Donatello, che è un'opera famosissima di Donatello, ho detto due volte Donatello, vabbè, sì, il Davide di Donatello, che è conservato al Museo del Bargello a Firenze, quindi per chi volesse approfondire può andare al Museo del Bargello, ci sono tantissime sculture di Donatello, farsi un'idea, diciamo, di come lavoravano gli scultori all'epoca. Chiaramente un'opera del genere costava tantissimi soldi, chiaramente, per realizzarla, e quindi i soldi venivano dati da Cosimo de' Medici, che quindi aiutava questi artisti quindi a potersi realizzare. E quindi, come dicevo, volevo farvi un'altra opera. Piccola nota sul Davide. Sono qui per il confronto, sì, io con la serie televisiva. Alla fine viene mostrato, ovviamente si tratta di una riproduzione, anche nella fiction, ed è indicato tra gli elementi che avrebbero poi portato all'esilio di Cosimo, perché appunto quest'arte che stava producendo, quest'arte che stava alimentando e sponsorizzando non rispettava i canoni estetici, tra virgolette, tradizionali, non rispettava quella che potremmo considerare la morale cristiana del tempo. È molto interessante notare il periodo in cui ci troviamo, che è all'indomani praticamente dell'istituzione della fondazione in Italia e in Europa delle prime università. È passato poco più di qualche secolo da quando sono stati fondati i primi nuclei universitari e soprattutto da quando è cominciato il Rinascimento. Petrarca, da quanto è morto negli anni in cui vive Cosimo? Da voi è ancora vivo, però. No, Petrarca è morto molto tempo prima, nel 1374. Petrarca. È morto 50 anni prima, nel senso, sì, questo, dicevo. È morto da pochissimo tempo. Petrarca è il fondatore, tra virgolette, dell'umanesimo, e lui che dà nuovo slancio alla ricerca del classico, dell'arte, della letteratura classica, e nel momento in cui vive Cosimo de' Medici questi elementi non sono ancora totalmente affermati, la ricerca filologica non è ancora totalmente definita e soprattutto i classici non sono ancora considerati come classici, ma c'è ancora una forte predominanza del ruolo e delle influenze della corte, delle varie corti papali, dei vari papi. E nel caso vi interessi questa tipologia di discorso, vi invito ad andare sul canale del dottor Sed Ray, che giusto ieri ha pubblicato un video dove appaio anch'io, abbiamo fatto una collaborazione in cui abbiamo parlato della nascita delle prime università in Italia. È un video molto interessante, dura una decina di minuti, e ovviamente questo era il momento marchettone per il video del dottor Sed Ray, che troverete a fine live nella descrizione di questo video, perché verrà caricato e rimarrà online come video. Detto questo, rilancio la parola a Giuseppe. Sì, quindi come dicevo, quindi ritornando quindi al personaggio di Cosimo de' Medici, volevo fare un salto indietro e descrivere veramente la dinamica matrimoniale di Cosimo il Vecchio, che sposa nel 1416 con Tessina dei Bardi, che quindi apparteneva a questa famiglia patrizia dei Bardi fiorentini, che erano indebitati quindi con il re d'Inghilterra durante la guerra dei cent'anni, che quindi poi si ritroveranno in difficoltà quindi economiche, e porteranno quindi la figlia, diciamo l'ultima esponente della famiglia dei Bardi, la contessina, a sposare Cosimo de' Medici. Chiaramente non c'è dato sapere se sia stato un matrimonio d'amore, molto probabilmente non lo è stato, perché erano matrimoni di interesse, perché chiaramente la contessina comprata,
è un brutto termine da dire, ma purtroppo credo sia calzante, perché in effetti venne messa una dote, quindi sia da parte del conte dei Bardi, sia da parte di Giovanni dei Medici, affinché Potessina dei Bardi sposasse il figlio, perché poi chiaramente, essendo i Bardi una famiglia nobile, parendendosi con i Medici, davano lustro anche ai Medici, quindi questa era una tattica politica di Giovanni di Bicci dei Medici, in accordo quindi con il conte dei Bardi, che era il padre, quindi di Contessina. Chiaramente il personaggio di Contessina dei Bardi ci è arrivato tramite molti ritratti, e tra questi ritratti ho scelto questo, che comunque risale sempre al 500, ma che comunque descrive, diciamo, molto molto bene il personaggio della Contessina dei Bardi, e che è molto fedele anche al personaggio della serie TV. Devo dire la verità, tra tutti i personaggi che ho visto all'interno della serie, quello della Contessina dei Bardi è quello più, cioè, chiaramente lì si descrive bene della armonia, era combinata, quindi non c'era amore in questa famiglia, quindi Contessina dei Bardi si erge semplicemente a madre del figlio, perché poi chiaramente nella serie appare, diciamo, un solo figlio, quindi un solo figlio compare, quindi come erede, diciamo, della famiglia Medici, e che è interpretato dall'attore italiano Alessandro Sperduti, e mentre in realtà nella storia sappiamo che lei ebbe due figli da Cosimo il Vecchio: uno era Piero, appunto Piero il Gottoso, perché poi in vecchiaia si ammalò di gotta, e Giovanni, che morì, diciamo, relativamente giovane, quindi nacque nel 1421 e morì nel 1463, e sposò Ginevra Alessandri ed ebbe anche lui un figlio, Cosimo II, che morì nel 1459. Piero il Gottoso, che prima di passare a Piero il Gottoso, torno un attimo sul confronto, sull'immagine comparata, sì, dell'attrice. È chiaramente Annabelle Sholey, un'attrice inglese. Non saprò mai pronunciare il suo nome. E Contessina dei Bardi, tra l'altro, personaggio uno dei più amati probabilmente della serie, della fiction Rai, che ha conquistato il cuore di innumerevoli spettatori. Forse l'unico cuore che non è riuscito a conquistare è stato quello di Cosimo, ma a parte questo, guardiamo la somiglianza sia estetica, sia nel portamento, sia caratteriale. È notevole la somiglianza estetica, come per quanto riguardava per il caso Giovanni, anche qui lo sguardo che c'è in questi due, in questo fotogramma in particolare, ma che possiamo vedere in tutte le scene della serie, è uno sguardo fisso, è uno sguardo... quando è abbastanza cupo, ed è estremamente fedele a quello del ritratto. Non mi dilungo sugli abiti perché non ne sono di mia competenza, e voglio farvi soltanto notare una cosa nell'immagine, in una delle varie immagini di pubblicità promozionali che sono state distribuite dalla Rai. In questa immagine che state vedendo c'è più o meno il cast dei protagonisti, e se non sapeste, vi faccio una domanda, provate a rispondere in chat, se non sapeste che si tratta di una serie sui Medici, quindi se non aveste l'informazione che il protagonista sarà Cosimo dei Medici, guardando questa immagine, a cosa pensate? Chi è il protagonista? Chi è che muove i fili? L'uomo in seconda fila o la donna sul trono, tra virgolette? È un'osservazione interessante da come è costruita questa immagine, ciò che ci viene comunicato. È un ruolo predominante della figura di Contessina dei Bardi, che per chi poi ha visto la serie si è rivelato presente in tutta la serie, sebbene non come manipolatrice, come protagonista, tra virgolette, oscura della vicenda, ma come collante effettivo che permetteva a Cosimo di essere poi il collante d'Italia. Insomma, il collante del collante. Del resto va citato un noto detto: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e in questo caso la grande, anzi la grandissima donna, è stata Contessina dei Bardi, soprattutto nella fiction Rai. Non so fino a che punto fosse effettivamente così nella realtà, ma da come ci veniva descritta da Giuseppe potrebbe essere un altro elemento abbastanza verosimile. Ecco. Detto questo, torniamo agli eredi di Cosimo dei Medici, ovvero Leonardo. Mi serve un Leonardo qui stasera, perché io qualcuno lo devo chiamare Leonardo.
Piero de Medici e Giovanni de Medici, nipote di Giovanni, padre di Cosimo. Sì, quindi come stavo dicendo, quindi nella serie TV, quindi devo segnalare un'altra tegola di questa serie TV, è che il fatto quindi che fanno vedere un Cosimo de Medici con un solo figlio, quando in realtà ne aveva due, / tre, perché in effetti poi avrà un figlio anche dalla sua schiava, Maddalena, però lì, diciamo, lo fa vedere, quindi pare che lei è incinta, quindi che è stata il parto di questo figlio, che poi verrà chiamato Carlo, e che crescerà insieme agli altri figli di Cosimo. E lì invece, diciamo, fa vedere che ha un solo figlio, Piero, che poi verrà ricordato come Piero il Gottoso, che lì viene rappresentato come un fanciullo imberbe e incapace. È forse il personaggio meno riuscito della serie, perché dalle fonti che ci sono pervenute, sia a livello storiografico che a livello letterario... Ti interrompo un secondo, sì, per leggere un commento di Stefania che ci fa notare, quindi aggiunge un elemento a quello che stavo dicendo, quindi ovvero, non so per quanto riguarda gli abiti sia di Giovanni, sia di Cosimo che di Contessina, quanto fossero attendibili. Ecco che ci arriva una conferma da qualcuno che ne capisce un po' più di me in questo settore e ci fa sapere che gli abiti non sono proprio il top in questa fiction, anzi ci sono molti abiti cinquecenteschi trasposti nel secolo praticamente precedente, ci sono elementi estetici successivi, postumi, che non rispecchiano la fedeltà del tempo in cui ci troviamo, insomma abbiamo abiti di un altro tempo. No, quindi questa sarebbe, diciamo, la terza tegola, diciamo, quindi, esatto, che ha osservato. Ci sono, questo, tra virgolette, parecchie, e scriveva Slender Pen, diceva che come serie televisiva è una bella serie, ma a livello storico ha molti punti deboli. Aggiungo, come ho già detto innumerevoli volte e ripeterò allo stremo, soprattutto in questo contesto in cui stiamo letteralmente facendo le pulci alla fiction, ricordando che era una fiction. Quindi sì, noi stiamo facendo, noi in realtà stiamo sfruttando la fiction per parlare della storia dei Medici, ma se dovessimo parlare soltanto della fiction, almeno per quanto riguarda, io me ne fregherei assolutamente degli errori storici e dei bug che ci possono essere, perché appunto è una fiction, non un documentario. Il documentario, tra mille virgolette, lo stiamo facendo noi stasera. Ritorniamo a parlare di Cosimo e ti lascio totalmente la parola perché ho alcuni impegni e devo ricordarmi di spostare la telecamera su di me quando parlo. Sì, quindi come stavo dicendo, quindi Piero il Gottoso viene rappresentato quindi come un fanciullo imberbe, incapace, quindi che vive all'ombra del padre, mentre in realtà Piero il Gottoso, l'unico difetto che aveva è che era gottoso, quindi era malato, poiché aveva questa tara genetica che aveva colpito anche i suoi antenati, tra cui anche Giovanni, che soffriva anche lui di gotta. Quindi Piero il Gottoso è un personaggio che vive, diciamo, la fase di transizione che va dalla morte di Cosimo de Medici e l'avvento poi di Lorenzo, che sarà Piero il Gottoso. Piero il Gottoso quindi governa per pochissimi anni, grosso modo, quindi dal 1464 al 1469, e in questi 5 anni Piero il Gottoso quindi continua quindi il lavoro fatto quindi dal padre, che è un lavoro molto molto prestigioso, quindi un lavoro sia di tipo politico che sia di tipo artistico, quindi sappiamo quindi che in quegli anni vengono realizzate delle opere bellissime che lasceranno quindi il segno quindi nella Toscana, quindi a Firenze, in Toscana, e quindi daranno poi chiaramente lustro quindi a questa grande famiglia dei Medici. Volevo giusto fare una piccola carrellata di opere realizzate sotto quindi il Principato di Cosimo, prima di lasciarlo definitivamente parlare quindi di Piero e di Lorenzo. Durante il Principato di Cosimo il Vecchio vengono realizzate una serie di opere architettoniche di rara bellezza. Quindi tra le tante opere che vengono realizzate c'è il convento di San Marco intorno a, diciamo, agli anni 30 del 400, abbiamo l'abbadia Fiesolana 56, la basilica di San Lorenzo che viene realizzata subito dopo la morte di Giovanni di Bici. Puoi ripetere un attimo, così li mostro, se aspetti qualche secondo.
Nel frattempo vi porto i saluti del mio caro amico Walter Cloud, che gli amici chiamano Walter il chiuso, e chi capisce sta stronzata sarà contento. Vi mostro qui la Badia Fisolana, sì, dovreste starla vedendo, ma non la vedete perché ora vedete Giuseppe, ecco, ora vedete la Badia Fisolana. Sì, la Badia Fisolana del 1456, poi c'è il convento di San Marco, che viene realizzato intorno agli anni 30 del 400, quindi è una delle prime opere architettoniche di, che vennero realizzate durante il principato di Cosimo il Vecchio. Tra l'altro il convento di San Marco, il convento di San Marco è diventato successivamente la sede della biblioteca laurenziana, che si costituisce per il 99,90%, cioè uno 0,9% che è mia, è un'altra cosa, di libri che appartenevano alla collezione personale di praticamente della famiglia dei Medici. Sì. È la collezione di libri di Cosimo de' Medici, a cui si aggiunge in un secondo momento altri libri di un suo, tra virgolette, di colui che curava la biblioteca di Cosimo de' Medici. Comunque trovate sul sito di Historical Eyes, ovvero www.historicaleye.it, perché per problemi tecnici non è più indicizzato su Google un'altra volta, quindi stiamo risolvendo un attimo il problema, dovete andarci direttamente, però fortunatamente c'è un motore di ricerca interno, se andate sul sito e scrivete Biblioteca Laurenziana trovate un articolo dove viene spiegata tutta la storia della Biblioteca Laurenziana, la sua collezione e come è stata costruita, come è stata progettata e tante altre cose che ora Giuseppe probabilmente ci accennerà rapidamente o parlerà d'altro, non ne ho la più pallida idea, comunque torno l'immagine su di lui. Sì, quindi come dicevo, quindi abbiamo mostrato quindi al pubblico ecco, la Badia Fisolana. E poi volevo mostrare, quindi, giusto quindi, come carrellata, quindi la Biblioteca Laurenziana, che fu realizzata poi all'interno quindi del convento di San Marco, come giustamente diceva Antonio, ecco, e viene fondata nel 1444. Quindi diciamo che potremmo dire che è una delle biblioteche più antiche d'Italia, è più antica addirittura della Biblioteca Laurenziana. Cosa? Che è nata nel 1446. No, dicevo che è più antica, che è nata nel 1447, quindi... La Biblioteca Vaticana è una costola della Biblioteca Laurenziana, in realtà, perché nasce nel momento in cui, non ricordo il nome, comunque uno dei Medici diventa Papa, porta con sé la collezione di libri, successivamente... Hanno attinto, diciamo, un bel po'. Quindi è tutta la Biblioteca Laurenziana che viene trasportata a Roma e costituisce il nucleo originario della biblioteca attuale, della Biblioteca Vaticana. Successivamente la Biblioteca Medicea torna ai Medici, torna a Firenze, quando i Medici torneranno a Firenze dopo l'esilio di Lorenzo e l'Augusto Leonardo. La Biblioteca Laurenziana torna a Firenze, per biblioteca non si intende la struttura, ma semplicemente la collezione di libri. La collezione dei libri dei Medici lascia la collezione papale, torna a Firenze e nel frattempo il Papa aveva accumulato altri libri e quelli che erano stati accumulati dal Papa, anche se un medico come Papa, rimangono lì a Roma e costituiscono poi, danno il via alla Biblioteca Vaticana, mentre la Laurenziana poi prende un'altra strada, quindi in realtà sono collegate le due biblioteche. Sì, grosso modo sì, diciamo, quindi hanno un destino simile. Chiaramente la Biblioteca Apostolica Vaticana, quindi come dicevo prima, nasce qualche anno dopo, quindi da questa costola, quindi della Biblioteca Laurenziana, che è un'eccellenza a livello internazionale, tutt'oggi viene visitata da grandissimi studiosi che vengono dal Germania, contenuti all'interno della Biblioteca Laurenziana. Tra l'altro volevo anche dire un'altra cosa, come virgola, diciamo, cioè come spunta sempre al discorso quindi della cultura nell'epoca di Cosimo il Vecchio, quindi è da dire che c'è un'altra grande novità, e che è quella dell'introduzione di alcuni corsi di greco che furono tenuti a Firenze grazie all'apporto di uno studioso calabrese
che conosceva il greco e che era Michele Crisolara, che viene citato anche in alcuni manuali della letteratura italiana, tra cui il Mario Santoro, che conosciamo sicuramente io e Antonio, perché ci abbiamo studiato sopra durante l'esame di letteratura italiana al secondo anno della triennale. E quindi, come dicevo, quindi ci fu la prima cattedra di greco che fu affidata a Michele Crisolara, che era questo studioso calabrese, e che favorì quindi la diffusione della filosofia platonica, che poi verrà studiata da Marsilio Ficino successivamente e da tanti altri, quindi illustri letterati toscani e non solo. Quindi, come dicevo, quindi poi si chiude quindi l'epoca di Cosimo il Vecchio, e abbiamo quindi l'epoca di Piero Ligottoso, che dura pochissimo, è un periodo, diciamo, un appendice. Chiaramente volevo anche parlare, quindi volevo approfittare per parlare anche dell'altro personaggio che fa quindi da controaltare, diciamo, quindi alla contessina, sembra quasi, diciamo... Prima di passare prima di passare a lui, leggo rapidamente una domanda di Giuseppe Giorgio, non so se è il suo amico o meno, comunque, che chiede: cosa ha ostacolato la nascita degli stati moderni tra il 1300 e il 1400? E al limite dell'off topic, ma se provi un attimo a rispondere, poi provo a rispondere io, oppure ce la teniamo per dopo. Sì, no, guarda, posso rispondere subito perché okay, chiaramente perfetto. mi dà diciamo, lo spunto per poter poi parlare, quindi, diciamo, del Ligottoso, quindi Lorenzo il Magnifico. Perché poi, è il motivo, diciamo, per cui l'ho fatta ora la domanda. E cioè, quindi, come dicevo, sì, come stavo dicendo, i medici sono importanti, ma sono importanti anche per l'Italia. Chiaramente all'epoca l'Italia non era uno stato unitario, era diviso in tanti piccoli staterelli, e l'Italia si è retta per credo più di 100 anni, sì, per più di 100 anni si è retta quindi sull'asse Milano, Firenze, Venezia, perché chiaramente i tre stati principali che facevano da collante quindi al nord Italia, quindi si proiettavano anche verso il centro Italia, erano Milano, col Ducato di Milano, quindi in cui c'erano prima i Visconti e poi gli Sforza, che intrattengono buoni rapporti con i medici, sono amicizie molto forti tra Francesco Sforza e gli esponenti dei medici, quindi in questo caso di Cosimo il Vecchio e di Piero il Gottoso, quindi che intrattengono ottimi rapporti con gli Sforza, così come li aveva intrattenuti anche in passato Giovanni di Bicci con l'ultimo esponente dei Visconti. Quindi, come dicevo, quindi c'era questa ottima alleanza quindi con i duchi di Milano, c'era un'ottima alleanza quindi con la Repubblica di Venezia, tant'è vero che Cosimo il Vecchio andrà in esilio a Venezia nel 1433, e su questo poi ci torniamo chiaramente quando parleremo quindi chiaramente delle rivalità che c'erano tra i medici. Parleremo anche di questo fatto che poi viene descritto bene anche nella serie TV. Quindi, come dicevo, quindi c'era quest'asse tra Milano, Firenze e Venezia, e poi c'era come quarto alleato c'era il Papa, che chiaramente nel periodo medicio, quindi che va da Giovanni a Cosimo, sta in buoni rapporti con i medici e quindi garantisce anche lui, diciamo, una certa stabilità all'interno del nord e del centro Italia. Chiaramente il sud Italia era già perduto perché stava già in mano agli spagnoli, infatti gli spagnoli di Napoli, prima gli Angioini e poi gli spagnoli, daranno filo da torcere ai medici a livello commerciale e politico, e su questo poi ne parleremo quando parleremo di Lorenzo il Magnifico. E quindi possiamo vedere che chiaramente i medici fanno, diciamo, da collante per tutti, diciamo, per tutte le situazioni politiche e diplomatiche che si svolgono in Italia. Quindi tutto avviene sotto, diciamo, i loro occhi. Loro hanno buoni rapporti con questi stati che sono molto molto grandi. La Repubblica di Venezia comprendeva, diciamo, l'attuale Veneto, Friuli e il Trentino. Poi c'è il Ducato di Milano che comprendeva la Lombardia e una parte della Romagna. Il resto dell'Emilia Romagna faceva parte dello Stato Pontificio, e quindi chiaramente poi c'era il Granducato di Toscana che comprendeva quasi tutta la Toscana, tranne Siena e Lucca, quindi era un vero e proprio, cioè mettendolo insieme era un vero e proprio Stato che comprendeva quindi una parte del nord e una parte del centro Italia, chiaramente. E quindi, come dicevo, quindi loro garantiscono una sorta di cordone, una sorta di cordone politico, quindi che faceva sì che non ci fossero queste invasioni, perché poi chiaramente loro
avevano anche buoni rapporti commerciali con i re di Francia, che poi all'epoca la Spagna non era anche un altro. Quindi l'unico problema dall'estero erano questi francesi. Più che buoni rapporti commerciali con i francesi, direi che avevano in mano i debiti della Francia. Anche sì, chiaramente, forse la cosa più importante, perché sappiamo che sia il re di Francia, Luigi XI, sia il duca di Borgogna, Carlo Merario, avevano quindi il Palazzo di Ginevra, del Banco Medici, che era molto molto potente e che quindi assicurava quindi una certa stabilità anche quindi a livello economico i Medici. Quindi tutti questi soldi che arrivavano chiaramente venivano poi investiti nell'arte, quindi nella costruzione di opere architettoniche come la cupola del Brunelleschi, che poi vediamo molto bene dentro la serie TV. Quella è un'altra cosa, diciamo, che è stata realizzata abbastanza bene. In realtà nella serie TV non si vede la cupola, perché non la cupola chiaramente non si vede, però si vede, diciamo, il fatto che loro cominciano a costruirla, quindi chiaramente, però, diciamo, è fedele, diciamo, quindi a quel lasso di tempo. Cioè, noi quindi, ce l'abbiamo, e quindi la mostriamo, eccola. Sì, questa è la versione, diciamo, completa della cupola di Brunelleschi che possiamo osservare oggi andando a Firenze. Le TV viene rappresentata quindi la chiesa con questa, senza la cupola, che Brunelleschi di realizzare questa cupola. Sappiamo poi che Brunelleschi chiaramente era un tipo molto particolare, infatti nella serie TV interpretato Alessandro Preziosi, e posso dire ovviamente con tutto il bene che voglio Alessandro Preziosi, che non gli somiglia per niente al Brunelleschi originale. Infatti, mi sono perso il Brunelleschi, eccolo qui. Se metti la foto faccio vedere, sì, anche, diciamo, lo trovavo. Eccolo qui. Eccolo qua, quindi ci è forse il meno curato dei personaggi rispetto agli altri. Il meno curato, chiaramente, Brunelleschi non aveva barba, probabilmente non aveva nemmeno capelli, era magro e rachitico, diciamo, cioè, rachitico nel senso che sembrava malaticcio, oltre a essere magro, perché poi chiaramente ci sono anche persone magre che comunque hanno una solida, mentre invece Brunelleschi, dato che era anche piuttosto malaticcio. Tra l'altro c'è una legge che ci è stata tramandata durante il periodo della peste. Lui continuasse a lavorare in mezzo agli appestati con gli operai suoi che morivano di volta in volta, e lui continuava imperterrito a lavorare sul cantiere. Quindi chiaramente un personaggio molto. Sul Brunelleschi e la peste va fatta un'altra correzione alla serie, un'altra tra virgolette errore. Ovvero la cupola inizia la fiction e mentre sono avviati i lavori per la peste, per la cupola, ecco che arriva la peste e manda tutto in panico. Nella realtà la peste arriva prima e molti degli architetti che stanno lavorando alla cupola in realtà perdono la vita a causa della peste, ed è anche per questo motivo che Brunelleschi si troverà a lavorare alla cupola e a progettare quella che sarebbe poi diventata la versione definitiva. Quindi abbiamo trovato un quarto errore, tra virgolette, sì, nella storia. Un'altra svista, un errore, ma che ancora una volta serve a dare una svolta. Sì, diciamo che è un'altra di quelle tegole, chiaramente. Esatto. Forse non è quella proprio più che salta all'occhio, perché poi in effetti, diciamo, ce ne sono altre che, diciamo, danno molto più a pensare. Questo è più per i rompiscatole. Come? Questo è più per i rompiscatole. Esattamente, quando è andata. Io mi sono informato sulla peste perché per lo speciale di Halloween. Io non sapevo, diciamo, di questo fatto. Quindi, io no, per lo speciale da Crulà. Raccontiamo questo aneddoto così anche agli spettatori. Per Halloween, che è stato ormai quasi un mese fa, io stavo preparando uno speciale, un video speciale, e se l'anno scorso ho parlato di Dracula, e se 2 anni fa ho elencato morti illustri avvenute tra il 1° e il 2 novembre, per quest'anno volevo soffermarmi su un tema storico horror, ovvero la peste. E quindi volevo soffermarmi sulla peste del 1400, ed avevo chiesto anche la consulenza di, non ricorderò mai il suo nome, David o Daniel, non lo ricorderò mai, comunque lo straniero in terra straniera, tra l'altro date un'occhiata al suo canale se vi interessa, Daniel Puente, fa il debunker, si occupa di divulgazione scientifica, e l'avevo
è un biologo, e l'avevo contattato per avere informazioni sulla peste, sulle modalità su cui viene si diffonde, su come arriva, gli effetti e tante altre cose. Il video poi non l'ho mai registrato, quindi non potete trovarlo da nessuna parte, ma mentre facevo queste ricerche per quel video ho scoperto questo, tra virgolette, errore sulla cupola. Un saluto rapidissimo a Francesco Lombardo e ti ripasso la parola su Brunelleschi. Sì, quindi come stavo dicendo, quindi Brunelleschi, secondo la storiografia, viene rappresentato quindi come uno stacanovista, quindi un maniaco del lavoro. Chiaramente questa leggenda non sappiamo se sia vera, però ci piace pensare che lo sia, perché in effetti riflette poi il personaggio che era Brunelleschi, un uomo molto difficile da trattare. Tra l'altro, sempre secondo Clulà, che è uno storico che ha scritto una biografia di Lorenzo il Magnifico, nelle prime pagine parla proprio del rapporto che c'era tra Cosimo il Vecchio e Brunelleschi, e scrive veramente un Cosimo impacciato di fronte a questo Brunelleschi arrogante, quindi che continuava imperterrito a lavorare sul cantiere nonostante ci fosse la peste, e si rifiutava categoricamente sia di lasciare il cantiere sia di venire pagato, perché poi chiaramente diceva Cosimo: io ti devo pagare perché comunque tu stai facendo una cosa per Firenze e per noi. E lui dice: no, io lo faccio per passione, però mi devi lasciare lavorare. E quindi lui stava lì sul cantiere, gli operai morivano di peste bubonica, stavano per terra morti o agonizzanti, in procinto di morire, e lui invece continuava imperterrito a stare sul cantiere e a dirigere quindi le operazioni per realizzare questa cupola che poi chiaramente in tutta la serie TV non compare come costruita, ma compare sempre, diciamo, quindi incompleta. La fiction si ferma anche abbastanza presto, in realtà, sì. Cosimo vive altri 10-15 anni da quel momento, quindi. Sì, chiaramente, è ancora un Cosimo giovane quello che c'è nella serie TV, chiaramente. Probabilmente la cupola verrà finita sul finire ipotizzo della seconda stagione, che sicuramente ci sarà. E quindi nella seconda stagione proprio il Cosimo il Vecchio. Tra l'altro, quindi, un saluto bravissimo a Francesco Lombardo, non so se l'avevo già salutato, che dice: ormai dopo aver giocato ad Assassin's Creed 2 mi sono appassionato della storia tra 15 e 16 secolo, senza contare che ormai che ci sono Machiavelli e Leonardo che mi danno una mano. Ecco, tra l'altro in questa live ci sono parecchi Leonardo, solo che ancora non mi è arrivato uno vero. Dai, ricominciamo. Quindi, come ti dicevo, quindi volevo chiudere quindi Cosimo il Vecchio parlando quindi del fatto che avesse questi ottimi rapporti quindi con tutti questi stati, perché c'erano tutta una serie di ragioni sia economiche che politiche. Quindi, come dicevo quindi prima, quindi, i debiti che aveva Carlo il Temerario, Duca di Borgogna e Luigi Decimo di Franchi, la dice lunga, diciamo, sul fatto che lui sapesse intrattenere rapporti quindi con queste persone che potevano essere pericolose per Firenze e non lo erano a causa, diciamo, quindi del vassallaggio economico che avevano nei confronti di Cosimo il Vecchio. Chiaramente con Piero il Gottoso abbiamo il continuo diciamo di questa politica bancaria quindi di Cosimo de' Medici, quindi che continua quindi con Gottoso, quindi diciamo di Piero il Gottoso 1469. Volevo giusto fare un'altra parentesi, chiaramente prima ho parlato diciamo di Piero il Gottoso, che è il personaggio meno riuscito della serie a mio avviso, perché comunque diciamo è un personaggio che viene rappresentato come un fanciullo imberbe, incapace, che vive all'ombra del padre, mentre in realtà Piero il Gottoso è malato, come stavo dicendo prima, ma era una persona intelligente, difensore dell'arte anche lui come il padre, quindi è degno continuatore della politica bancaria del padre, e padre a sua volta di quattro figli, che praticamente nella serie ne è uno solo, e che è un figlio veramente che sta per nascere, che poi nascerà nella seconda stagione, ipotizzo, perché poi dice la moglie: lo chiameremo Lorenzo, e sarebbe Lorenzo il Magnifico, ma lui ha anche altri tre figli, tra cui Bianca de' Medici, che andrà in sposa Guglielmo, che è un esponente della famiglia Pazzi, un discendente di Andrea Pazzi che poi c'è nella serie, quindi ne parleremo tra poco. Un'altra figlia che si chiama Nannina, che nasce nel 1493, che va come sposa a Bernardo, un altro esponente illustre quindi del Granducato di Toscana, cioè di Firenze, e Giuliano, che morirà veramente in una congiura, quindi ci arriveremo quindi tra poco. Quindi, come dicevo, quindi il potere, una volta morto Piero il Gottoso nel 1469, va in mano a Lorenzo de' Medici.
E prima di parlare di Lorenzo de' Medici, mi soffermo come mio solito sugli elementi che accomunano Piero de' Medici con il personaggio della fiction. Al di là dell'aspetto estetico e della pettinatura abbastanza riuscita per quanto mi riguarda, un elemento molto interessante è quel quadernino che ha sempre in mano e che in realtà ci dà un indizio sulla personalità di Piero, che non traspare poi da come viene descritto realmente il personaggio, ma che in realtà dà qualche informazione in più. Come diceva Giuseppe, Piero in realtà era un personaggio molto intelligente, molto preparato, che sarà un abilissimo continuatore della politica economica, della politica bancaria di suo padre Cosimo, e che in realtà sembra non esserci mostrato in questa veste. Ci venga mostrato un Piero giovane, un Piero spaventato, un pulcino spaventato che non sa cosa fare, ma che in realtà sa esattamente come muoversi, è un abile calcolatore e soprattutto è un eccellente scavatore negli archivi. Ci viene mostrato in due diverse occasioni nelle quali riuscirà a trovare un documento semi dimenticato e perduto tra fiumi di documenti che si possono incontrare in un archivio, e parlo per esperienza, gli archivi sono luoghi assolutamente impraticabili. Giuseppe ne ha fatto esperienza diretta quando è andato a cercare materiale per la sua tesi e poi libro. Io ho fatto parecchie ore a scavare per cercare un articolo, e stiamo parlando del 2016-2017, in cui trovare qualcosa in biblioteca, in archivio, è abbastanza semplice, perché hai un numero di catalogo, hai un numero di fascicolo e poi devi andare a cercare il fascicolo. Lì non era così, eppure è riuscito a trovarlo, quindi c'è un'abilità, c'è comunque una certa conoscenza delle informazioni, c'è una grandissima capacità di interpretare ed elaborare quelle informazioni, e lo vediamo sul avvicinarsi sul piano politico. Quindi sono abbastanza convinto che questa sia solo un'introduzione al Piero che ci è stata fornita. Successivamente, probabilmente nella seconda stagione, vedremo spero che lo miglioreranno nella serie, quindi assolutamente magari, quindi sì. Nel frattempo c'è il personaggio, ricordo a chi ci sta seguendo che le domande, se scrivete le scrivete preceduto da un domanda in maiuscolo, diventa molto più semplice individuarle. È stato testato già abbondantemente in innumerevoli altri live come sistema. Per il momento abbiamo in archivio due domande che leggeremo successivamente. Ora ti do la parola, perché altrimenti ci dilunghiamo troppo. Sì, quindi come dicevo, prima di chiudere con Piero il Gottoso, volevo parlare anche della moglie di Piero, che è una Buoni, che viene scritta nel 1444 e che viene rappresentata nella serie TV dall'attrice veronese Valentina Bellè, che è un'attrice giovane, quindi alle prime armi, chiaramente, ha realizzato soltanto un'altra serie TV che si chiama Grand Hotel. Quindi, come la vediamo qui, chiaramente il quadro appartiene sempre, diciamo, alla fine del 400, inizio 500, e grosso modo possiamo dire che la somiglianza c'è. Chiaramente la Lucrezia Tornabuoni della storia è più bionda, diciamo, più chiara. Al di là del colore dei capelli, giudizio totalmente soggettivo quello che sto per dare, sui personaggi femminili la fiction è riuscita a rendere molto di più, la somiglianza è notevole. Nel caso degli uomini, a parte Giovanni de' Medici, che era perfetto, ma lì entrano in gioco anche le straordinarie doti attoriali di Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, da dove è saltato fuori. Un elemento interessantissimo e vivissimo è nella pettinatura, che è stata resa in maniera eccellente, e poi anche nell'interpretazione assolutamente ben fatta. Come sottolineava Stefania prima, gli abiti, soprattutto nel caso di questo personaggio in particolare, sono totalmente fuori tempo, vengono veramente dal secolo successivo. Altro personaggio che indosserà abiti fuori dal tempo sarà il Lorenzo, fratello di Cosimo, o anche l'aiutante lì, come si chiama, Marco Bello, abiti totalmente fuori luogo, probabilmente fuori scala di almeno un paio di secoli. E con questo ti do la parola su Lucrezia Tornabuoni. Sì, dicevo, quindi nasce nel 1425, piccola
di Piero, muore nel 1482, quindi vede, diciamo, quindi anche il principato del figlio, vede la morte di uno dei due figli maschi, Giuliano dei Medici, appunto, ed è un personaggio molto molto più particolare e sottile rispetto al personaggio che ci viene rappresentato nella serie TV. Chiaramente Lucrezia Tornabuoni è una donna colta, intelligente, ed è anche una poetessa. Tutto questo non viene rappresentato nella serie TV, che nonostante, diciamo, il personaggio somigli tantissimo quindi alla Lucrezia Tornabuoni originale, ma ci somiglia soltanto esteticamente. A livello caratteriale invece ci viene rappresentata un po' come un Medici versione femminile, quindi una ragazzina spaventata anche lei, e si ritrova a sposare quindi questo esponente di casa Medici, e diciamo, l'unico momento in cui sembra crescere, sembra maturare per poi regredire allo stato precedente è durante l'esilio veneziano. In quel momento abbiamo una Lucrezia leggermente più adulta, più matura, ma poi per il resto non è assolutamente presente. Sì, diciamo quindi che è un personaggio più di nicchia, viene messo come personaggio di nicchia, quando in realtà è fondamentale, perché lei dà una mano molto molto da un grande aiuto quindi ai suoi figli, quindi si occupa personalmente della crescita dei suoi figli, educare, li fa diventare colti, perché poi chiaramente dietro Lorenzo de' Medici e Giuliano de' Medici c'è una madre che li rende quindi colti, sensibili verso l'arte, verso la letteratura e la poesia, ed è una cosa importante che darà poi i suoi frutti chiaramente. Quindi poi possiamo vedere, quindi Piero il Gottoso muore nel 1469 e al suo posto quindi sale il primo figlio magnifico, Lorenzo de' Medici, che poi verrà chiamato Lorenzo nel 1449, e prende i poteri, quindi padre muore, che lui ha 20 anni a Firenze, e si ritrova davanti a sé tutta una serie di problemi che né il padre né il nonno avevano avuto, perché sappiamo che nel frattempo sono morti almeno due papi che erano stati filomedici, e sale a Soglio Pontificio un papa che non è proprio ben allineato quindi con la politica medicea, che è Sisto IV, sì, come dicevo, quindi c'è un ritratto di Lorenzo il Magnifico, un ritratto molto molto fedele, perché poi anche nelle descrizioni che ci fa Angelo Poliziano, quindi sappiamo che Lorenzo il Magnifico è un uomo abbastanza alto, magro, di corporatura piuttosto gracile, quindi è un uomo debole di costituzione, ma è molto forte a livello fisico, a livello di pensiero, quindi è una persona molto intelligente ed è un'abile stratega. Ha i capelli neri lunghi, sia lui che il fratello somigliano tantissimo, e tra l'altro, anche se Giuliano de' Medici viene rappresentato quindi come un fanciullo molto più aggraziato e bello, tant'è vero che diceva avesse innumerevoli amanti sparse per Firenze. Infatti Giuliano de' Medici poi attirerà tutta una serie di antipatie anche a livello quindi di mariti di queste donne, che spesso erano donne sposate, tra cui chiaramente una donna famosa che era Simonetta Vespucci, che poi verrà rappresentata anche da Sandro Botticelli, e che era considerata la donna più bella di Firenze. E questa donna non ha avuto molta follia, 23 anni di colera, nata sia nella poesia sia nell'arte, quindi da Lorenzo il Magnifico e da Sandro Botticelli. E quindi si diceva che lei fosse una donna sposata e che avesse questa tresca con Giuliano de' Medici, ma questo diciamo è un po' gossip, diciamo, della storia, diciamo, di questi due persone che governano quasi insieme nei 4-5 anni prima della morte di Giuliano. Infatti vediamo Lorenzo il Magnifico indaffarato, pieno di impegni, quindi da per chi se lo stesse chiedendo, Simonetta Vespucci non ha, tra virgolette, nessuna parentela diretta con Amerigo Vespucci. Se non ricordo male, era un parentato, se non sbaglio il marito era un cugino di Amerigo Vespucci. Ma comunque sì, non sì, infatti lei prende poi il cognome del marito, chiaramente, quindi lei non, ecco appunto, non è imparentato quindi con Amerigo Vespucci.
lei diventa San Benedetto Vespucci, quando San Marco Vespucci, cugino, non esatto, so sì, che grado di parente, la con Amerigo Vespucci. E faccio un piccolo off topic qui su un'altra serie televisiva che è Da Vinci's Demon, e che calca molto su questo rapporto tra Simonetta Vespucci e Lorenzo il Magnifico, in cui appunto praticamente Lorenzo, più che Lorenzo, Leonardo stavolta, riesce ad entrare in contatto con Amerigo Vespucci grazie alla mediazione di Simonetta Vespucci, che era una delle amanti, tra virgolette, del suo caro amico Lorenzo. Piccolo off topic su un'altra serie, ma su cui torneremo sicuramente nella live del 16 dicembre. Detto questo, ritorniamo a Giuseppe perché il tempo stringe, abbiamo poco più di 15 minuti per concludere tutto. Sì, quindi come dicevo, quindi Lorenzo il Magnifico, quindi si ritrova a dover combattere in un certo senso, quindi con la politica di Sisto IV, che è follemente la diatriba nasce quindi sulla questione dell'allume. Chiaramente l'allume era un materiale che all'epoca veniva molto usato per la lavorazione dei panni, e c'era un giacimento di allume nella zona di Volterra che veniva sfruttato sia dalla Toscana dei Medici, sia dallo Stato Pontificio, quindi Sisto IV. Quindi nasce una diatriba perché a un certo punto Lorenzo il Magnifico decide di monopolizzare quindi questo commercio dell'allume. Piccola nota proprio tecnica sull'allume, nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, è solfato di alluminio e potassio, giusto? Sì. Perché nel gruppo Digging to History abbiamo anche dei chimici, e segnalo il canale YouTube di Giuseppe Alonci, La chimica per tutti. Nel caso voi siate interessati alla chimica, date un'occhiata al suo canale e su questa cosa tenete d'occhio questa cosa dell'allume, perché ci torneremo, non qui ma in un progetto futuro, in un video a cui stiamo lavorando. Torniamo a Giuseppe. Perfetto, sì, quindi come dicevo, quindi in questi anni, sono anni difficili a livello politico, ma sono anni molto fecondi a livello letterario e artistico. Sappiamo infatti quindi che lo stesso Lorenzo il Magnifico è molto colto e scrive poesie di rara bellezza, è amico di Luigi Pulci e di Angelo Ambrogini, detto il Poliziano, che sono due illustri umanisti toscani di fine 400 che lavorano quindi alla sua corte e che scrivono opere bellissime e immortali come Le stanze per la giostra di Angelo Ambrogini del 1474 e Il Morgante di Luigi Pulci, che ne viene scritto quindi a ridosso quindi della congiura dei pazzi, quindi chiaramente, se non erro, dovrebbe essere uscito intorno al 1478, ed è un'opera divisa in 28 cantari in ottave e racconta in chiave satirica le gesta del paladino Orlando, che veniva cantato anche nella chanson de Roland di epoca franca, che viene rappresentato quindi come un cavaliere buffo e si accompagna nelle sue avventure con due giganti, Morgante, che è un gigante vero e proprio, e Margutte, che è un semigigante un po' più piccolo e che quindi è un compagno di avventure del Morgante. Le stanze per la giostra invece sono un'opera encomiastica e sono dedicate a Giuliano dei Medici e narrano quindi della vittoria della giostra fiorentina vinta nel 1474 da Giuliano dei Medici, che fa sì che ci siano dei festeggiamenti in suo onore, e in questo periodo quindi viene composto quindi questo poema che si chiama appunto Stanza per la giostra, che è dedicato a Giuliano dei Medici, che viene scritto tra il 1475 e il 1478 e fu pubblicato quindi probabilmente dopo la morte di Giuliano dei Medici. Giuliano dei Medici è un personaggio molto interessante, poco studiato perché chiaramente è morto piuttosto giovane, all'età di 25 anni, e qui volevo fare un altro riferimento quindi con la serie TV, perché c'è un altro errore madornale. Chiaramente io non ho parlato di Lorenzo il Vecchio, che sarebbe praticamente il fratello di Cosimo dei Medici, perché mi voglio riallacciare con questa cosa qui e voglio dire questo. Farò degli spoiler perché non tutti, credo, tutti gli spettatori credo che abbiano visto la serie sui Medici, ma quindi, è numeroso. Quindi, qualcosa. Allora, prima di andare in spoiler, facciamo una cosa. Allora, leggo un attimo queste tre domande che abbiamo.
Dopo di queste tre domande ci sarà lo spoiler, quindi per chi non avesse visto la serie saprà che c'è lo spoiler e quindi eviterà di rovinarsi la serie. Quindi vado con tre domande, poi spoiler, poi concludiamo. Allora, la prima domanda è di non ricordo chi, che ci chiedeva, aspetta che recupero anche, è di Keep Out, che chiede: quando ha influenzato il rinascimento italiano la diaspora dei greci in seguito alla conquista di Costantinopoli, dato che hai parlato dell'insegnamento del greco, quindi stiamo parlando di Quarta Crociata, quindi stiamo parlando di circa un secolo prima, più o meno. No, non è vero, sì. Stiamo parlando di un secolo prima, la quarta, no, sto parlando, ho fatto un attimo confusione io, stiamo parlando più o meno di questo periodo alla fine, la conquista di Costantinopoli è lì praticamente, in quegli anni o poco prima. Sì, quindi come dicevo, quindi la caduta di Costantinopoli avviene nel 1453 e devo dire la verità, non è stata una vera e propria diaspora, diciamo, non è stata come la conquista della Grecia nel 100 avanti Cristo, che portò quindi a questa diaspora di letterati greci, Roma, e quindi diedero, diciamo, avvia una serie di studi di tipo filosofico e storiografico, e quindi secondo, diciamo, la storiografia avevano civilizzato i romani. In questo caso qua invece devo dire la verità, c'è stata una piccola migrazione di intellettuali bizantini da Costantinopoli all'Italia, perché chiaramente l'Italia era la nazione più vicina, era lo stato più vicino all'impero romano d'Oriente, perché poi anche la Grecia fu soggiogata quindi dai turchi. Però la cosa interessante che viene fuori dalla storiografia recente, che è capitanata da Alessandro Barbero, che è un nostro illustre maestro, chiaramente un maestro putativo, perché poi non l'abbiamo mai avuto come insegnante all'università, ma che comunque io ho assistito a due sue conferenze, una qui vicino a Sarzano al Festival della Mente e l'altra all'Università di Pisa, e io, prima o poi io voglio averlo in una diretta, e magari guarda, sarebbe veramente bello. Quindi come stavo dicendo, quindi tutto sommato i turchi non erano così rotti, la storiografia di 8 e 900, cioè dell'800 e del 900, ma erano comunque anche loro persone colte, che quindi tutelarono in un certo senso questi intellettuali bizantini, che per la maggior parte, almeno per il 70%, rimasero alla corte di Costantinopoli, perché ci fu proprio un editto di Maometto II che diceva che questi intellettuali non dovevano scappare, ma dovevano rimanere, perché poi comunque avrebbero avuto un loro ruolo all'interno. Faccio una piccolissima digressione sul mondo islamico e sull'impero islamico e poi l'impero ottomano. Nell'anno 1000 circa, abbiamo visto poco fa come praticamente tra le più antiche biblioteche italiane ci sia la Biblioteca Medicea e la Biblioteca Vaticana, che nasce da una costola della Biblioteca Laurenziana, che è di fatto la Biblioteca Medicea, la più antica biblioteca, la più antica collezione di libri in Europa, probabilmente quella della Biblioteca della Sorbona, che intorno all'anno 1000, quindi 450 anni prima del periodo in cui ci troviamo, contavano all'incirca un migliaio di libri. La Biblioteca Laurenziana in questo periodo ne conta circa 700, la Biblioteca Vaticana praticamente non esiste ancora. Intorno all'anno 1000 la più piccola delle grandi città dell'impero islamico era Cordova, che era la seconda città più grande d'Europa, con acqua pubblica, con una doppia rete idrica, una per le acque bianche e una per le acque nere, illuminazione notturna e una biblioteca che contava circa 500-600.000 libri in tutta la città. 500-600.000 libri non in tutta la città, ma nella biblioteca più grande. Nella biblioteca più grande della città. Poi nel resto della città c'erano altre biblioteche minori. La seconda una delle città più importanti dell'impero era il Cairo. Al Cairo c'era una biblioteca enorme che contava appena un milione di libri. La più grande di queste biblioteche in questo mondo era quella che si trovava, tra virgolette, nella capitale dell'impero, ovvero a Baghdad, dove la dimora del sapere, luogo in cui si radunavano sapienti da tutto il mondo, quindi matematici, filosofi, esiliati dalla Grecia dopo l'editto di vabbè, non ricordo di chi se ne frega più di tanto,
c'erano circa 1,5 milioni di libri. Perché sottolineo questa cosa? Perché la Biblioteca Europea, che avrebbe raggiunto per prima 1,5 milioni di libri, sarebbe stata la Royal Library britannica nel XIX secolo, seguita a ruota dalla Sorbona nel XIX secolo, questa volta davvero. E beh, ci rivaluta un attimo il mondo e il modo di percepire il sapere, la conoscenza e lo studio che c'era nel mondo. Non dimentichiamoci che tutta la conoscenza che oggi abbiamo sui classici greci e latini, che vengono riscoperti in questo periodo, nel XV secolo, in Europa, possiamo averla soprattutto grazie all'ascito conoscitivo, all'ascito culturale enorme che arriva dall'impero islamico, da luoghi come la dimora del sapere, come le biblioteche di Cordova o del Cairo. Perché? Perché in Europa questo sapere era stato dimenticato, fino a un certo punto distrutto in alcuni casi, per far spazio a un altro tipo di letteratura, un altro tipo di scritti e di scrittura. E giusto per concludere questo discorso qui, altra domanda rapidissima, di non ricordo chi chiedeva, ci chiede off topic se abbiamo letto Mondi in guerra di Anthony Pegden. Io non l'ho letto, tu l'hai letto? In realtà no, lo conosco, okay, perché è un testo molto, okay, molto famoso, quindi sì, interno, quindi la facoltà se ne parla molto, ho avuto modo di leggerlo, lo comprerò a breve. E Anthony Pagden, tra l'altro, ha scritto pure tanti altri testi, mi pare un volume si chiama Signore del Mondo, che parlava del colonialismo spagnolo, francese e inglese tra il 500 e l'800, quindi è un grande sforzo da tenere sotto controllo. Quindi io non ho mai letto nulla di suo. E l'ultima domanda di credo Francesco Lombardo, ma non vorrei sbagliarmi, che dice: all'epoca che macchinari si usavano per fare i conti nelle banche per controllare i flussi di denaro? Comincio a rispondere io brevemente, poi se vuoi aggiungere qualcosa tu. Lo strumento per fare i conti era l'abaco, cioè ti ho risposto anche in chat, è proprio l'abaco per contare effettivamente le monete e la valuta, e si utilizzavano dei registri abbastanza semplici ma allo stesso tempo molto complessi, in cui venivano registrati tutti i dati, semplicemente valuta in uscita, valuta in entrata e la data. Veniva ordinato, c'era la colonna con la data, valuta in uscita, colonna con la data, valuta in entrata, e contando poi, facendo la differenza, una semplicissima differenza tra entrata e uscita, si tenevano sotto controllo il flusso di denaro. Semplice, banale, elementare, ma estremamente efficiente ed efficace. Se hai qualcos'altro da aggiungere. Sì, volevo segnalare al gentile spettatore che c'è un quadro molto molto bello, che si chiama Il banchiere e sua moglie, che fa vedere questo banchiere fiammingo che sta contando dei soldi, e ci sono davanti tutti gli attrezzi, diciamo, che usava il banchiere, quindi come l'abaco, come quindi le altre cose che tu hai detto, quindi diciamo giusto, ecco, giusto per l'ultima domanda, sempre di Francesco Lombardo, che chiede, e questa è fondamentale prima di passare allo spoiler di cui parlavamo prima, c'è chi che ci chiede: ma si può parlare di spoiler per un evento storico accaduto centinaia di anni fa? Bella domanda, e la risposta che ti ho dato in chat è, che ti ho scritto in chat, non me lo ricordo, lo spoiler è sulla fiction, e lo spoiler è sulla fiction perché, ecco, vi arriva lo spoiler, vai col raccontare, anzi lo racconto io cosa succede nella fiction e poi tu fai con... Va bene. Nel penultimo, nell'ultimo episodio, assistiamo, tra virgolette, a Lorenzo e Marco Bello che riescono a recuperare un documento che dimostrava il coinvolgimento dei pazzi in una congiura ai danni praticamente del Papa. Lorenzo riesce a recuperare questo documento, questa lettera indirizzata agli Sforza, no? Vabbè, comunque riesce a recuperare questo documento, torna a Firenze, consegna questo documento a Contessina, dopodiché
si dirige alle carceri per accompagnare il prigioniero che aveva fatto, questo è lo spoiler, è quello che arriva, e lì in carcere viene assassinato dalle guardie dei pazzi. Questo era lo spoiler, questo è ciò che succede, praticamente un evento chiave della fiction, ma è anche un evento chiave della storia della famiglia dei Medici. Allora, quindi, chiaramente lì c'è stato veramente l'errore che diciamo è costato quindi, alla serie TV, diciamo, una serie di critiche. Chiaramente Lorenzo il Vecchio non muore ammazzato, ma muore nella sua villa di Careggi, che era una residenza medicea di campagna, e lui muore di morte naturale nel 1440. E ha una serie di figli, là che lui non è sposato e non ha figli, l'unico figlio che lui poteva avere gli viene ammazzato insieme alla sua, diciamo, amante, quindi la ragazza di cui era innamorato, che viene eliminata tramite, diciamo, quindi l'intercessione del padre, e fa eliminare questa ragazza che era incinta, tra l'altro viene avvelenata. Lui ha una serie di figli, quindi il suo ramo verrà chiamato il ramo popolano dei Medici, quindi sarà un ramo molto molto prolifico, quindi avrà radici fino al 600. E Lorenzo il Vecchio non muore ammazzato. Quello che muore ammazzato, che è il fratello di Lorenzo il Magnifico, e che muore ammazzato nella congiura dei pazzi, che non avviene nel 1450, grosso modo, chiaramente lì non si capisce bene la data precisa qual è Vabbè. all'interno della serie TV, perché poi non viene. Indicativamente dovrebbe essere un anno e mezzo prima della nascita di Lorenzo il Magnifico. Esatto, quindi dovrebbe Visto essere che il lo... 1448, mentre invece avviene il 1478, dopo avviene la congiura Lorenzo il dei Magnifico abbastanza adulto. pazzi. Sì, Lorenzo il Magnifico, quindi all'epoca dei fatti c'ha 29 anni. Giuliano ne ha 25 e viene ammazzato il 26 aprile 1478. Chiaramente io mi sono segnato i nomi di tutti i congiurati perché è giusto, diciamo, dare delle direttive anche allo spettatore che volesse approfondire questo aspetto, quindi della storia dei Medici. E la congiura dei pazzi, quindi, avviene, come dicevo, 30 anni dopo i fatti raccontati nella serie TV, e avviene per una serie di motivi. Chiaramente il motivo principale era quest'odio che c'era da parte di Sisto IV nei confronti dei Medici. Era un odio che si era, diciamo, accresciuto perché il commercio dell'allume venne monopolizzato da Lorenzo il Magnifico, quindi fece in modo che il Papa non potesse più, diciamo, accrescere quindi suo patrimonio di allume all'interno quindi dello Stato Pontificio, quindi non potesse più L'allume, andare tra l'altro, è fondamentale per la ad altri. Era profezia, fondamentale, sì. per la fede soprattutto, Chiaramente poi c'erano per fare coscienza. altre sì, c'erano poi altre rivalità, perché poi chiaramente Sisto IV odiava i Medici anche per dei motivi personali, perché si sentiva trattato male quindi da Lorenzo il Magnifico quelle volte che lui era andato a Firenze, e quindi organizzò questa congiura. Chiaramente lui se ne estraniò a un certo punto, quindi si tenne fuori da questa congiura perché disse: io sono una figura, quindi sono un vicario di Cristo, quindi chiaramente non posso predicare la morte di una persona, però, diciamo, lui facilita tutta una serie di reazioni da parte di altri esponenti che odiavano ancora di più i Medici e che erano i pazzi. Chiaramente, dei pazzi non ci è rimasto niente a livello di ritratti, perché i pazzi furono maledetti sia da Firenze che dai Medici e furono quasi tutti sterminati. Chiaramente nella Non serie è di. un caso, aggiungo, che il termine pazzi oggi si utilizzi come sinonimo di follia. Esatto, sì. Sì. È da lì che Lo parte. dicono Non è che chiaramente. i pazzi avevano un cognome, cioè, no, non è il loro, è proprio il loro cognome che dà inizio a questa parola. Leo pazzo, quindi una persona folle, quindi come dicevo. E in pratica, quindi organizzata, ed è molto chiaramente, ci mettono un anno per ammazzare Giuliano dei Medici, perché tutti i congiurati si incontrano nel 1477 nella residenza dei pazzi, che era Villa La Loggia, che è una villa che esiste tutt'oggi, si trova alle porte di Firenze e vi è attualmente la sede della casa editrice Giunti. All'epoca era la residenza estiva della famiglia Pazzi. E la serie TV, chiaramente, abbiamo la figura di Andrea Pazzi, quindi che fa, diciamo, da esponente principale della famiglia. Ma sappiamo che Andrea Pazzi era in buoni rapporti quindi con i Medici, e
mentre i suoi figli odiavano i medici, quindi Francesco dei Pazzi in primis, e poi Jacopo dei Pazzi, chiaramente, che era praticamente il padre di Francesco dei Pazzi, quindi Jacopo dei Pazzi era il figlio diretto di Andrea dei Pazzi, Francesco dei Pazzi era il figlio di Jacopo, e insieme organizzano quindi questo assassinio di questi due fratelli e della famiglia Medici. Chiaramente loro furono aiutati sia a livello logistico che a livello, diciamo, di preparazione da una serie di figure che ruotano attorno a loro. In primis c'era Sisto IV, il Papa Sisto IV, che quindi era, diciamo, il primo motore immobile. Poi c'era chiaramente tutta la famiglia Pazzi, quindi, che trainava quindi queste due figure verso, diciamo, l'omicidio dei due fratelli. E poi c'era un'altra figura molto molto emblematica, che è Francesco Salviati, che odiava Lorenzo de' Medici, più che nominare arcivescovo di Firenze. Lui era arcivescovo di Pisa, se non erro, e in passato aveva avuto la possibilità di diventare arcivescovo di Firenze, che aveva messo veramente il bastone tra le ruote, e quindi odiava Lorenzo de' Medici e odiava anche Giuliano de' Medici. E quindi chiaramente queste figure si muovono quindi per organizzare questo attentato, e si avvalgono di una serie di figure secondarie che dovevano essere veramente quelli che dovevano muovere il coltello, quindi proprio gli esecutori materiali di questo omicidio, che erano Bernardo Bandini e Fortebraccio, che era un capitano di Ventura, che a un certo punto avrà una crisi di coscienza e si ritirerà quindi a vita privata, e cercherà in ogni modo di non farsi coinvolgere all'interno di questa congiura, benché poi il suo nome verrà fuori. Quindi la congiura dei Pazzi avviene, come dicevo, il 26 aprile del 1478, ma ha praticamente una specie, diciamo, di... chiamiamolo in maniera impropria, diciamo, quindi preparazione il giorno prima. Una fase preparatoria. Una fase preparatoria, perché il giorno prima si era deciso di avvelenarli durante un banchetto, ma siccome sia Giuliano che Lorenzo erano indisposti fisicamente, quindi non si presentarono al banchetto, l'attentato fu spostato il giorno dopo, durante la Santa Messa, nella chiesa del Duomo di Firenze, e loro furono ammazzati nel momento in cui il prete disse l'ultima messa, fine, andata in pace. E quindi in quello stesso momento arrivarono dei sicari che pugnalarono al petto Giuliano de' Medici. Chiaramente Giuliano de' Medici era quello più vicino all'uscita della chiesa e fu colpito per primo, e fu pugnalato con 19 coltellate sia da Francesco dei Pazzi che da Jacopo dei Pazzi. Chiaramente subito dopo di loro sopraggiunse Bernardo Bandini, che diede il colpo di grazia quindi a Giuliano de' Medici, e poi tentò di scagliarsi addosso a Lorenzo de' Medici, che a sua volta fu aggredito da due preti che si chiamavano uno Maffei e un altro Jacopo da Bagnone, o Arnaldo da Bagnone, non ricordo adesso il nome, che comunque erano due preti che furono per uccidere Lorenzo, siccome aveva avuto questa crisi di coscienza, quindi si era ritirato, erano stati presi questi due preti domenicani, che si offrirono di fare loro da sicari e uccidere Lorenzo de' Medici, e lo fanno in maniera rocambolesca, perché poi chiaramente non erano maestri d'armi come Fortebraccio, e quindi lo colpiscono soltanto al collo, ferendolo leggermente, quindi vicino alla nuca, e Lorenzo de' Medici ebbe la freddezza quindi di coprirsi con un mantello e di proteggersi, mentre il resto, diciamo, dei congiurati, morto senza vita di Giuliano de' Medici, che fu colpito con 19 coltellate, sopraggiunse mentre c'era questa scena di combattimento, che poi chiaramente era armato Lorenzo, differentemente da Giuliano, che non aveva armi addosso. Lorenzo aveva una spada e tentò di difendersi da questi due preti che lo aggredivano. E frattempo sopraggiunge Angelo Poliziano, che prende per un braccio Lorenzo e lo richiude nella sagrestia della chiesa, quindi la porta viene sigillata. Lorenzo de' Medici rimane per molte ore chiuso in questa sagrestia insieme ad Angelo Poliziano, e si domanda che fine avesse fatto il fratello. Quindi era, diciamo, in una situazione di disperazione, perché ipotizzava che il fratello fosse stato colpito e che fosse morto, quindi sotto le pugnalate quindi di questi uccisori. La scena della rivolta dell'aggressione nella chiesa durante la rivolta dei Pazzi è proposta in maniera abbastanza fedele
estremamente stranamente, tra l'altro, fedele nella serie Da Vinci's Demons, che di fedele ha veramente poco, però questa scena della chiesa è riproposta in maniera estremamente ben fatta sotto molti aspetti, e con, tra virgolette, la parte saliente della rivolta dei pazzi e l'assassinio di Giuliano de' Medici, direi di chiudere, anche perché siamo fuori di un quarto d'ora e sarà pesante da recuperare questa diretta. Volevo dire questo, chiaramente nella prossima puntata parleremo quindi della vendetta di Lorenzo de' Medici, di come riuscirà poi a vendicarsi tutti questi cari. Nella prossima puntata, perché in realtà nella prossima dovremmo parlare di Cortés, se non sbaglio. Cortés e la conquista del Messico, sì. Ok, ricordavo bene. Quindi prossima puntata sul Messico, andiamo oltreoceano e andremo a esplorare la conquista del Messico di Hernán Cortés. Qui in sovraimpressione vedete i simboli di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e Google Plus. Potete seguirmi su tutti i social network, sia me come Antonio Coppola che come Historicalize. Vi invito soprattutto a seguire Historicalize, che è la cosa che ci interessa. Su Twitter sto rilanciando quotidianamente tutti i vecchi articoli. Giuseppe Bagno lo trovate nel gruppo Facebook Dig into History, nel caso se avete domande per lui, e nel caso vi interessi, trovate in descrizione il link per acquistare il suo libro su Francesco Bagno, un medico e rivoluzionario napoletano nella rivoluzione del 99. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Volevo citare giusto qualche libro agli spettatori per orientarsi, quindi volevo citare due libri che secondo me sono i libri più facilmente reperibili, quindi in commercio, e che sono ovviamente, uno è Volpi e Leoni di Marcello Simonetta, edito da Bompiani non tantissimi anni fa, che parla praticamente della crisi del sistema medicio inizio 500, e poi una biografia di Lorenzo il Magnifico di Ivan Krulak, che parla quindi di tutta la storia di non solo di Lorenzo il Magnifico, ma anche della Firenze del 400, quindi è un ritratto molto molto bello, quindi uno spaccato della vita quotidiana fiorentina, quindi tra 4 e 500, quindi. E quindi sono due testi, diciamo, che secondo me possono dare delle direttive quindi al pubblico, che qualcuno volesse approfondire quindi questi argomenti. Giustamente da questa live, in realtà, questa live l'abbiamo fatta in maniera molto rapida perché ci siamo dilungati più del previsto. La live doveva finire verso le 10:15, sono le 11:20. Nella prossima live dedicheremo un po' di tempo in più anche ai consigli, quindi libri, letteratura e tante altre cose. Grazie a tutti per averci seguito. Un saluto a Giuseppe, che rincontreremo settimana prossima con Hernán Cortés, e un saluto a tutti voi che siete rimasti in diretta fino a questo momento.